Sicuramente chi aggredisce è il colpevole e chi è aggredito va difeso. Sicuramente bisogna partire dai più deboli, al di là dei principi. Faccio un esempio con cui ho avuto modo di relazionarmi stamattina. I bimbi. Ci sono 15 bimbi malati di cancro ricoverati in ospedale a Kiev e 4 nascosti in appartamento, seguiti da una fondazione italiana Sole Terre. Approfitto non solo di questi 3 minuti nell'aula del Senato, ma anche di qualcuno che fosse davanti alla televisione in attesa che la diplomazia e gli stati facciano il loro. Oggi si può aiutare, si può intervenire, si devono salvare e soccorrere questi bambini e l'Italia ha il dovere di spalancare le porte a chi scappa dalla guerra vera, ai profughi veri. Spesso si parla di profughi finti e di guerre finte. Questi sono profughi veri in fuga da guerra vera e quindi unità,